Nell'appuntamento di Dal Vivo di oggi abbiamo in collegamento con noi Marta Marangoni del Teatro della Cooperativa della compagnia Du per Du, che ci parlerà del loro spettacolo che ha debuttato ieri ed andrà in scena fino all'11 giugno. Allora, buongiorno, puoi parlarci un po' dello spettacolo? Buongiorno, senz'altro. Lo spettacolo è uno spettacolo di teatro canzoni, Babylon Brassens, alla maniera dei Du per Du, quindi con approfondimenti ma anche tanta leggerezza, musica, canzoni e citazioni sonore. Lo spettacolo parte dal nostro regalo di nozze, cioè noi, dal nostro illustre testimone di nozze Nanni Svampa, il maestro della televisione degli anni 70, dei Gufi, abbiamo ricevuto un archivio internazionale, perché infatti Georges è il cantautore più tradotto al mondo, è addirittura più tradotto di Bob Dylan, e Nanni Svampa è uno dei primi traduttori italiani, grande traduttore anche Fabrizio De André, ma Nanni ha avuto l'intuizione di tradurre in dialetto milanese ed è diventato un punto di riferimento internazionale per tutti questi traduttori, quindi dalla Russia, dal Giappone, in creolo, svedese, greco. Abbiamo un archivio incredibile che sono una decina d'anni che stiamo lavorando, abbiamo fatto anche l'ouverture del mio concerto per Brassens anche a Lugano per il maestro Nanni Svampa, e adesso è diventato uno spettacolo vero e proprio con la produzione del Teatro della Cooperativa e come primo spettatore niente proprio di meno che proprio Renato Sarti, il direttore del Teatro della Cooperativa. Siamo veramente molto molto felici di aver avuto l'autorisation di Robert Combat, che è il maggior ritrattista di Brassens, di utilizzare le sue opere, e forse riusciremo poi a farvene vedere anche qualcuno, quindi vedrete proiettati anche questi ritratti artistici di Georges Brassens. E inoltre il nostro archivio andrà, siamo molto felici di dire, a far parte dell'archivio italiano del cabaret di Flavio Oreglio e anche all'Espace Georges Brassens di Sète, la sua città natale, dove abbiamo avuto modo di approfondire l'opera del grande cantautore e poeta con un soggiorno studio. Quindi siamo veramente orgogliosi. Ieri la prima è andata benissimo, abbiamo avuto anche fra le nostre consulenze la professoressa Mirella Curenna, anche lei maggiore esperta italiana dell'opera di Georges Brassens, con un'organizzazione di convegni internazionali, Brasile, Canada, insomma, quindi è un lavoro che respira internazionale e anche un'area di libertà, perché i temi di Brassens sono proprio quelli dell'amicizia, della libertà, sono temi che comunque ci toccano e abbiamo avuto ieri sera la conferma che toccano anche il pubblico. Avrete modo di vedere un allestimento tutto in giallo, qua ho qualche oggetto di scena che vi posso far vedere, abbiamo fatto le variazioni sul giallo, quindi ci vedrete elegantemente in tubino giallo con tutti degli oggetti di scena. Adesso fra poco potrete vedere anche, forse lo vedete già adesso, l'allestimento di cui siamo molto 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 orgogliosi, che richiama un po' il cabaret con questo glitter, e se volete venire dal 6 dal 6 da ieri, ecco qua, si intravede la nostra sala teatrale con le poltroncine rosse. Venite anche all'ultimo minuto perché c'è ancora posto, soprattutto sabato che c'è la finale di Champions, venite a vederci e poi correte a vedere l'esito della finale di Champions. Noi non possiamo fare altro appunto che ringraziare tutti gli esperti, è un team importante, anche la nostra associazione che si chiama Minima Teatralia, che ha coprodotto lo spettacolo, e il light design di Jacopo Gussoni. Quindi si tratta proprio di uno spettacolo molto ricco e pieno. Quindi, com'è andata la prima di ieri? Allora, ieri abbiamo avuto un pubblico molto incuriosito e affezionato. Era la prova del 9 per vedere se questo fascino delle lingue che noi proponiamo, anche in piccoli brani di ascolto, in cui abbiamo fatto un montaggio audio, in cui proporre alle persone anche in una maniera, insomma, ludica, goliardica, in forma di indovinello. Che lingua è questa? Che lingua è questa? Quindi c'è lo svedese, il fiammingo, il russo, fino ad arrivare addirittura ai dialetti, al friulano, al bresciano, che quasi sembrano delle lingue straniere. In effetti,
effetti il nostro approccio anche al dialetto milanese di Svampa è proprio quello della lingua straniera, perché siamo degli studiosi di lingue, e devo dire che ha funzionato, perché il pubblico è stato molto divertito da questo appunto divertissement, che era un po' lo spirito con cui abbiamo affrontato il lavoro, e quindi anche questo escamotage, vedete parlo ormai francese, sono ormai francese, di portare loro queste curiosità linguistiche, insomma ha funzionato, ha suscitato la curiosità. Quello che noi speriamo è che anche poi questo sia l'inizio di un avvicinamento a questo grande poeta che è Georges Brassens, che ha riempito insomma le nostre giornate, le nostre, i nostri sogni, anche i nostri approfondimenti, che poi le persone vadano ad ascoltarsi anche qualcosa di Georges Brassens e perché no anche dei Deux Perdus. Certamente, infatti ho notato che il Teatro della Cooperativa non è la prima volta che propone Brassens come poeta, quindi si tratta proprio di un'occasione, un'ulteriore occasione per scoprire questa personalità, giustamente. Sì, siamo all'interno di una rassegna, la rassegna del Cabaret, che proponeva 4 spettacoli con gli illustrissimi Alberto Patrucco e Flavio Reglio che ci hanno preceduto, e devo dire che anche questi due maestri, Alberto che ha tradotto e Flavio che è un grandissimo esperto anche lui di Cabaret e di, in particolare di Georges Brassens, che è un cantautore che ha veramente, veramente influenzato a livello mondiale. Noi italiani forse lo conosciamo un po' meno, è un pochettino più di nicchia, ma pensiamo che ha influenzato personaggi come Leonard Cohen, pensiamo che la sua musica, e da quello che anche noi sentiremo, è arrivata a non solo nel mondo occidentale, ma sentiamo anche tantissimi adattamenti africani, per esempio, o nel lontano oriente, quindi veramente qualcosa di dilagante. E il motivo è sicuramente, sono sicuramente le tematiche che lui tratta, questi sentimenti universali, l'inizio alla libertà, anche un pensiero critico e non ideologico, ecco questo vogliamo, ci teniamo a dire, come quindi anche nelle opere si vedono nelle opere di Robert Combat, che forse riusciamo ad avere, adesso volevo farmi bene scorgere una, se appena ce l'abbiamo disponibile, si vede proprio che le persone che approcciano Brassens hanno questo sentimento che li guida, un sentimento di ricerca dell'umano, dei personaggi più anche più diseredati, insomma pensiamo proprio anche alla poetica di De André, che ha preso tantissimo a piene mani da questo grandissimo autore, e quindi insomma anche noi ci sentiamo attraversati da queste tematiche. Devo dire che lo spettacolo vuole proprio far emergere quello soprattutto, quindi ci mettiamo sempre molto al servizio di quello che abbiamo studiato, portandovi un pochettino insomma di divertimenti anche nelle nostre traduzioni, per esempio quella del maestro Wolf della Ballade Cimetière, in latino Carmen Cemeteriorum, oppure un'altra traduzione che ci è arrivata dell'ultima ora del greco Dimitris Bogdis, che ha tradotto Fernand, la famosa Quan pensi alla Cesira di Nanni Svampa, è diventata poi in greco Nonò. Oppure vi dico qualche altro titolo, non so, La Marine, la famosa poesia di Paul Fort, è diventata in giapponese Kurusimisa. E quindi insomma tutti sono dei giochi anche goliardici, divertenti, sentiamo il suono delle lingue con dei travestimenti. Ecco che è arrivata un'immagine, ve la faccio vedere se riuscite a coglierla, non lo so, è un po' buio. No, non vediamo. Semplice, non è semplice. E insomma, niente, il teatro è dal vero, lo vedete proiettato di più sulla... Sì, esatto, lo vediamo su di lei. Questi segni grafici, comunque diciamo che il teatro come al solito è da vivere insieme dal vivo, ma vi invitiamo comunque ad andare anche a scoprire l'opera di Robert Combat, che per noi è stata veramente una scoperta e anche un incontro magnifico a Sète, l'incontro anche all'Espace Georges Brassens, come vi dicevo prima, il museo che è dedicato all'uomo e all'artista, curato da Jean Corporon, che anche lei ci teniamo a ringraziare, a salutare. Jean Corporon è la figlia di Henri Dalpont, uno degli amici intimi di Georges Brassens, ci ha accolto nell'Espace e ci ha fatto una meravigliosa visita guidata, molto personalizzata, diciamo, e è felice anche lei di accogliere il nostro archivio come
patrimonio, diciamo, dell'umanità, se vogliamo, perché ci tenevamo in questo spirito brassensiano a non tenerlo solo per noi, ma anche a condividerlo. E siccome ci sono proprio delle chicche molto particolari, è giusto che lì dove viene raccolta tutta l'opera del maestro, con un allestimento veramente meraviglioso di questo spazio nuovo della città di Sète, venga condiviso. Ecco, quindi anche questo è un altro segno brassensiano, secondo noi. Quindi veramente un'occasione ricca e piena, una possibilità di imparare e conoscere cose nuove, aspetti nuovi e anche lingue nuove. È veramente un'occasione unica e io trovo che sarebbe interessante mandare un invito ai nostri spettatori. Sì, assolutamente, vi invito a venire, a lasciarvi affascinare da questo Georges Brassens e da tutto il suo mondo, che è proprio veramente tutto il mondo a livello mondiale. A me ha colpito tantissimo quel dettaglio che è più tradotto addirittura di Bob Dylan. È incredibile come noi conosciamo, credo, le canzoni di De André. In Francia forse ancora di più, la statistica diceva almeno tre o quattro canzoni a memoria conoscono tutti i francesi. E c'è anche un altro dettaglio che dicevo prima della poesia di Paul Fort, che è uno dei suoi meriti, è anche quella di aver messo in musica le poesie di poeti famosi, come Victor Hugo, che tra l'altro non voleva e invece poi gli è stato grato perché ha diffuso moltissimo la sua poesia, Villon, Lamartine e anche Paul Fort, che prima di questo componimento brassensiano era sconosciuto, quindi è stato anche un grandissimo diffusore di cultura a sua volta e di poesia. È stato veramente un personaggio, e lo è tuttora, un personaggio chiave. La cosa incredibile è che piace anche a tutte le generazioni, quindi ci sono tantissimi anche giovani che hanno fatto degli arrangiamenti jazz con orchestre, orchestrine. Insomma, non è un fatto solo d'antan, come dire. Noi siamo affascinati, siamo un po' retro, noi altri du per du, però vediamo che Brassens piace anche alle nuove generazioni. E questo, insomma, è un dato, secondo me, molto importante. Giusto, quindi in conclusione lasciamo qualche coordinata su quando, dove, e come partecipare a questo spettacolo. Potete venirci a vedere qui al Teatro della Cooperativa in via Ermada 8 a Niguarda, Niguarda Centro, tram numero 4 per chi viene col tram, altrimenti venite comodamente anche in macchina, dal 6 all'11 giugno, tutte le sere alle 20, tranne il giovedì alle 19:30 e la domenica alle 17. Non vi spaventate perché la durata dello spettacolo è 1 ora e 15, quindi arrivate qua. Verrete travolti da questa Babele linguistica, vi divertite, potete portare anche i bambini, i ragazzi, insomma, noi a 2x2 che fa 4, noi ci siamo moltiplicati, abbiamo due piccoli bimbi di 8 e 10 anni su cui abbiamo testato lo spettacolo e vi assicuriamo che funziona anche con loro. Magari i grandi colgono qualche particolare storico in più, ma i piccoli rimangono comunque affascinati dalla musicalità e dai tanti cambi anche di costume che soprattutto io faccio in scena. E quindi vi aspettiamo fino a domenica. Venite a trovarci oppure sui nostri social, duperdu.org, oppure il duperdu di Facebook, oppure Instagram. Quindi se digitate duperdu, detto alla francese naturalmente duperdu, ci trovate ovunque. Davvero una bellissima iniziativa, uno bellissimo spettacolo, quindi non mancate. Ringraziamo Marta Marangoni e buono spettacolo e buon lavoro. Grazie altrettanto, ciao!